Onorevole Cicchitto, Franceschini, lei non è che venga qui a sottoporci ad un esame e a chiederci a me, all'onorevole Reguzzoni, che dobbiamo pronunciarci sulle sue richieste. Detto questo, comunque io ricordo che in quest'Aula noi abbiamo votato una legge di grande delicatezza, quale il testamento biologico, e l'abbiamo votata quasi tutta con il voto segreto. Ebbene, noi oggi in quest'Aula dobbiamo decidere, dovete decidere, delle sorti di una persona, del fatto che questa persona venga o meno incarcerata. Rispetto a questo non c'è vincolo di partito, ma c'è piuttosto il fatto che ogni parlamentare deve essere libero nella sua coscienza. Voi volete legare, eliminare la libertà di coscienza del parlamentare rispetto a questo aspetto decisivo. Respingiamo nel modo più netto questo invito e confermiamo la richiesta del voto segreto in nome di fondamentali ragioni di libertà e di garanzia rispetto alle persone. Il giacobinismo ha fatto tante vittime nel secolo che ci ha preceduto e rischia di farne altrettante anche in questo secolo.